Ciao sperimentatori, sono Alberto Giannone. Oggi vi voglio presentare un template per calcolare esattamente il costo del prodotto dopo aver contattato il fornitore, aver contrattato il prezzo e avere anche tutti i valori delle spese di spedizione e così via. Questo è un template per chi è già a un livello più avanzato. Se invece avete bisogno di un template per un calcolo veloce dei costi del prodotto e siete in fase della ricerca del prodotto, ho fatto un video apposta. Ah, per chi lo volesse sapere, un piccolo aggiornamento: ieri è arrivato il sample dalla Cina e la qualità del prodotto non è per niente male, quindi se non riscontriamo altre problematiche, la settimana prossima effettueremo l'ordine, diciamo, grosso di stock. Non perdiamo altro tempo e andiamo subito al video. Eccoci qui, questa è la cartella con tutti i file che ho condiviso con voi da quando ho aperto il canale YouTube e sono tutti visibili gratuitamente all'interno del gruppo Sperimentatori, quindi aggiungetevi al gruppo. E come dicevamo, questa è un'analisi del costo molto approfondita. Se invece siete nella fase della ricerca del prodotto, utilizzate il template ricerca prodotto, che comunque ci sono i costi generici. Se invece sapete esattamente il valore della merce, il valore del costo di spedizione e quale è il dazio doganale, allora usate quello che ho creato, che si chiama costo esatto prodotto con spedizione. Ok, allora è una tabellina semplice, ma secondo me è molto utile, che appunto ho creato ed è già dinamica con delle formule incluse. La prima cosa che vi dico è che ho messo due colonne in dollaro e in euro, perché probabilmente tutta la trattazione con i fornitori cinesi sarà in dollaro. Dopodiché ho messo il cambio dollaro-euro, in questo caso è 0,88, ma se cambia basterà che modifichiate il valore. E il valore, se guardate, cambia in automatico in base al cambio. Appunto. Partiamo, facciamo un esempio con dei valori a caso, è giusto per spiegarvi come funziona. Inseriamo il costo unitario che vi dirà il fornitore, mettiamo ad esempio 3, mettiamo il numero di pezzi che volete ordinare, ad esempio 500, e quindi come prima cosa vedete il costo totale del prodotto più spedizione, che è appunto 1500 euro perché è 3 per 500. Dopodiché bisogna aggiungere il costo della spedizione, se sia FOB o Ex Work, se invece è DDP lasciate stare questa casella. Quindi ad esempio mettiamo costo della spedizione 800 e arriviamo al costo totale prima della dogana a 2300 dollari, che è 1500 dollari più 800. A questo punto cosa bisogna fare? Bisogna aggiungere i dazi doganali, ho messo 0,5, dipende da che tipologia di prodotto avete e in caso cambiate il valore. 0,5 vuol dire il 5%. Quindi a questo punto avete il costo pre-IVA che è 2415 dollari. Da qui aggiungete l'1,22 che sarebbe il 22% che è la IVA da pagare. E arrivate al prezzo finale della dogana a 2946 dollari. Qui in automatico facciamo una semplice divisione che è il valore finale della dogana diviso il numero di pezzi. Quindi sappiamo che il prezzo finale sarà di 5,89 dollari. In automatico avete il prezzo in euro che è 5,19. Da qui ho messo altre tre righe, ma ne potete aggiungere anche volendo, dove ho messo il costo del codice a barre, ad esempio 5 euro per la stampa delle etichette, non sto dicendo l'acquisto dei codici a barre, il packaging totale, parlo sempre del totale, quindi magari volete investire 100 euro in packaging e la PPC che avete intenzione di fare, ad esempio 300 euro in totale. Qua ho segnato direttamente in euro perché vendete nel mercato italiano, penso, se invece fate nel mercato americano, allora scriverete il valore in dollari, ovviamente. A questo punto abbiamo il valore finale del prodotto. Potete scegliere se appunto mettere questo, che si basa solo sui prodotti, spedizioni e dazi doganali, oppure il costo finale inteso anche con tutte le altre evenienze. Selezionate 5,42 e andate sul calcolatore dei costi. A questo punto cosa dovete fare? Non so se lo sapete già utilizzare, in caso vi faccio un approfondimento, ma in realtà è molto semplice.
Qui basta selezionare un prodotto già presente su Amazon molto simile al vostro, o andate a selezionare anche il codice ASIN ad esempio, in modo che Amazon sa più o meno qual è le dimensioni del prodotto e il costo della spedizione. Poi, se facciamo su Amazon FBA, dobbiamo utilizzare questa colonna. Il prezzo articolo è il prezzo che andrete a vendere su Amazon, quindi che troverà il cliente finale, mettiamo ad esempio 20 euro. Spedizione ad Amazon è l'altro campo da completare, che è il costo di spedizione da casa vostra ad Amazon, se vi fate arrivare la merce prima appunto a casa vostra e poi la inviate ad Amazon. Se invece il fornitore spedisce direttamente la merce ad Amazon, non serve neanche mettere il costo di spedizione ad Amazon. Dopodiché andate a selezionare appunto il valore, che è 5,42 euro, che è il costo del prodotto che abbiamo trovato prima. Schiacciate calcola e qui andrete a vedere esattamente qual è il margine netto, che è il 48%. Vuol dire che per ogni vendita da 20 euro, con i valori che avevamo messo qui, avrete 9,63 euro netti, che poi bisogna tassare in realtà. Se volete inoltre, qua potete aumentare mettendo le unità di prodotto che pensate di vendere al mese e aggiornate, e qui vedete appunto il profilo netto mensile. Ad ogni modo, penso che questa tabellina sia semplice da capire ma molto efficace, e spero che vi piaccia. Insomma, fatemelo sapere con un bel like o scrivetemi nei commenti se avete dei dubbi. Vi ricordo che la trovate all'interno del gruppo Sperimentatori, link in descrizione, insieme anche a tutti gli altri file. Ciao.